Ancora una volta zero casi a Civitavecchia, ma anche un morto è il bilancio odierno della Regione Lazio per quanto riguarda la nostra città. Il decesso riguarda l'RSA Bello Sguardo. 92 persone attualmente positive, un numero che Civitavecchia non aveva dallo scorso 24 marzo. Ebbene, a distanza di 42 giorni, lo scenario è completamente cambiato. Siamo andati a sentire le impressioni dei commercianti al secondo giorno dalla riapertura, come previsto nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. Ancora qualche difficoltà, affermano. Non si ferma la vertiginosa discesa degli agenti inquinanti a Civitavecchia. L'emergenza coronavirus continua infatti a regalare una situazione ambientale straordinaria. Buonasera dal nostro telegiornale, apriamo con il consueto report relativo al Covid-19, zero nuovi casi in tutta l'ASL Roma 4, ma due morti, uno dei quali legato ad un cluster di Civitavecchia. La Regione Lazio ha comunicato che non vi sono oggi nuovi casi positivi sul territorio della locale azienda sanitaria, sono avvenuti però due decessi, si tratta di una donna di 82 anni di Civitavecchia, paziente della RSA Bello Sguardo, deceduta al reparto Covid del San Paolo, e una donna di 77 anni di Cerveteri. Dall'inizio dell'epidemia a Civitavecchia si sono registrati 269 casi positivi, compresi 32 decessi e 149 guariti, per un totale di 88 positivi allo stato attuale. Ed è un momento particolarmente importante di svolta nella vicenda legata al contagio da coronavirus a Civitavecchia. Ieri infatti si è tornati ad avere un numero di persone contagiate inferiore alle 100 unità, cosa che non accadeva da oltre un mese e mezzo. Non solo, il numero dei nuovi contagi è sempre particolarmente basso, mentre cresce esponenzialmente quello dei guariti in servizio. 92 persone attualmente positive, un numero che Civitavecchia non aveva dallo scorso 24 marzo, ovvero oltre un mese e mezzo fa, quando si stava per entrare nel vortice della pandemia. Ebbene, a distanza di 42 giorni, fortunatamente, lo scenario è completamente cambiato. Basta vedere i dati relativi all'ultima settimana, quella compresa tra il 28 aprile e il 4 maggio, per rendersi conto di come la discesa sia veramente consolidata. Negli ultimi 7 giorni, infatti, il numero dei positivi è stato complessivamente di 9, con una media giornaliera di 1,3 contagiati, boom viceversa dei guariti. Nell'ultima settimana sono stati ben 45 con una media di 6,4 al giorno, media mai raggiunta in precedenza. Ancora, il numero delle persone purtroppo decedute è stato complessivamente di 4, tutti degenti delle due RSA nelle quali si è sviluppato il focolaio, con una media giornaliera di 0,6. Per avere un quadro illuminante dell'attuale situazione è necessario tornare al numero dei guariti. In una sola settimana infatti si è passati dai 133 contagiati dello scorso 28 aprile ai 92 certificati ieri dall'Assessorato regionale alla Sanità e dall'ASL Roma 4. Adesso siamo entrati nella fase 2 ed è assolutamente fondamentale che questo trend venga comunque confermato. Resta quindi prioritario che la possibilità di poter riprendere alcune attività della vita quotidiana sia accompagnata dal rispetto delle regole che da oltre due mesi viene raccomandato di seguire, ovvero uscire con la mascherina, lavarsi frequentemente le mani e soprattutto mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. È positiva la situazione relativa ai controlli effettuati attraverso i tamponi dalla ASL Roma 4 nelle RSA e strutture sanitarie del territorio. Per quanto riguarda il Bello Sguardo, dopo quelli del 24 aprile e del 27 di aprile, sono previsti adesso tamponi a tutti gli ospiti presenti per valutare chi si è negativizzato. Nel frattempo agli istituti Regina Celorum di Santa Marinella e Calamatta e Santa Cecilia di Civitavecchia tutti gli operatori sono risultati negativi. Nessun positivo anche alle case di riposo Villa Alba e San Giuseppe a Santa Marinella, alla Santa Rita e Villa Santina di Civitavecchia, ancora tutti negativi all'Oasi Tabor di Santa Marinella, alla San Tarcisio di Civitavecchia e alla Rosendal di Tolfa, così come alla Residenza Orsini di Santa Marinella e dalle Suore della Carità di Civitavecchia. Infine alla Casa Circondariale di Civitavecchia tamponi per i 266 agenti di polizia penitenziaria e primi 50 detenuti, tutti negativi.
Secondo giorno della fase 2 a Civitavecchia, una fase 2 caratterizzata fortunatamente da atteggiamenti in gran parte improntati alla massima prudenza, nella quale alcune attività commerciali stanno lentamente e con qualche complicazione provando a ripartire. Siamo andati a raccogliere alcune impressioni, vediamo. Siamo entrati nella cosiddetta fase 2 di questo momento di emergenza sanitaria, però i bar sono stati aperti. Come funziona materialmente? Allora, per il momento stiamo servendo i caffè da asporto e facciamo le consegne a domicilio. Caffè da asporto significa che un cliente per volta può entrare all'interno del locale, prendere fisicamente il caffè e berlo all'esterno. Per il resto ci sono delle regole da seguire che sono state mandate dalla Regione Lazio, dove praticamente viene, diciamo così, descritta il comportamento che devono avere i clienti nel momento in cui accedono nel locale. E ci può entrare uno per volta e bisogna far rispettare le distanze. Poi è stato creato un punto di igienizzazione all'interno del locale, dove i clienti possono trovare l'igienizzante per le mani, guanti monouso e tutto l'occorrente. È l'obbligatorio dell'uso della mascherina per entrare e dei guanti, tutto qua. E per il resto poi continuiamo il servizio facendo delle consegne a domicilio nei paraggi dell'attività, insomma, non è che ci spostiamo per chilometri. In base a tutte le leggi che sono state applicate, bisogna entrare con la mascherina, è obbligatorio entrare con la mascherina e avere una determinata distanza l'uno dall'altro, quindi si può entrare massimo una persona per volta e guanti, anche sarebbe preferibile avere i guanti, anche se sono a disposizione i guanti e l'igienizzante per le mani. È stato un movimento e qualcosina rispetto a quello che immaginavo c'è stato di movimento, però ovviamente il pomeriggio è molto tranquillo e poi abbiamo questo grosso dubbio della questa fase 2 di come andrà a finire, se ci sarà da richiudere, no, se le persone rispetteranno tutte le distanze necessarie per poter poi riavere una vita normale, insomma. Attualmente abbiamo una cassa integrazione che ancora non è stata erogata, abbiamo degli aiuti che sono stati chiesti ma ancora non sono stati dati e di conseguenza il grosso dubbio c'è, perché 2 mesi chiusi un'attività è molto pesante. È urgente che la Regione appronti un piano specifico per il principale scalo portuale del Lazio. Ingenti investimenti dovranno essere stanziati per la salvezza delle aziende che operano nel comparto del porto di Civitavecchia e per quelle dell'indotto già in difficoltà prima del Covid-19. Lo chiedono Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, e Simona Galizia, capogruppo del partito a Palazzo del Pincio, sottolineando che lo stop all'attracco delle navi da crociera e la chiusura alle banchine dei magazzini, alle navi mercantili, hanno azzerato il volume di affari del secondo porto del Mediterraneo, con una previsione di meno 20 milioni di euro sul bilancio dell'autorità portuale per i mancati diritti su passeggeri in transito. Galizia e Ghera hanno chiesto l'audizione in Commissione regionale Lavori Pubblici, Infrastrutture e Mobilità Trasporti del presidente dell'Authority Francesco Maria Di Maio e dell'assessore alla portualità Massimiliano Grasso. Mi sento onorato di aver ricevuto il ruolo di vice coordinatore di Lega con Salvini a Civitavecchia. Sono le prime parole del nuovo vice coordinatore della Lega, Marco Coppadi, che spiega di aver accettato l'incarico nella consapevolezza di doversi dedicare ad esso con lo spirito di chi vuole costruire un luogo di ascolto delle istanze della gente per far sì che diventino azione amministrativa e politica. Ringrazio pertanto il coordinatore Claudio Durigon, scrive Coppadi, il coordinatore Litorale Nord Luca Quintavalle, Marco Riezzo, il sindaco Ernesto Redesco e il coordinatore Antonio Giammusso della fiducia che mi hanno accordato. Lasciamo la politica, valori dell'inquinamento ambientale ancora ai minimi storici. Anche l'ultimo report diffuso dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale disegna una situazione assolutamente inedita, con i valori degli agenti inquinanti controllati che sono notevolmente al di sotto delle medie degli ultimi 5 anni. Per un quadro completo vediamo il nostro servizio.
Un record positivo dietro l'altro. Non si ferma la vertiginosa discesa degli agenti inquinanti a Civitavecchia. L'emergenza coronavirus continua infatti a regalare una situazione ambientale assolutamente straordinaria. L'ultimo report fornito da Arpalazio e relativo ai controlli eseguiti dal 20 al 26 aprile rappresenta un autentico record in termini positivi, con l'agenzia regionale che evidenzia valori addirittura più bassi rispetto a quelli assolutamente record dell'osservazione precedente. Anche in questa circostanza tutti gli agenti inquinanti rilevati dalle diverse centraline sparse per la città sono ai minimi storici, con i numeri relativi agli ossidi di azoto oltremodo clamorosi. La centralina di Via Roma, quella che forniva sempre valori preoccupanti, a volte superiori ai 100 microgrammi al metro cubo, ha fatto registrare ancora una volta la media di 13 microgrammi. Ossidi di azoto ai minimi anche alle centraline del porto con 13 microgrammi, di Villa Albani con 14 microgrammi e di Via Morandi, dove addirittura si è scesi sotto i 10 microgrammi. Ai minimi anche i valori del monossido di carbonio, come sempre osservato speciale per via della presenza della centrale a carbone, misurati a 0,2 microgrammi al metro cubo in Via Roma e a 0,4 microgrammi al metro cubo a Fiumaretta. Bassissimi anche il benzene con 0,2 microgrammi sempre a Fiumaretta, l'ozono con 65 microgrammi e le polveri sottili con una media di soli 11 microgrammi. Non si può non rilevare ancora una volta che la straordinaria e tranquillizzante situazione sotto il profilo ambientale è strettamente legata alla massiccia riduzione del traffico veicolare e all'assenza in porto delle grandi navi da crociera e dal traffico indotto di pullman e NCC. Anche la situazione nei quartieri è ovviamente positiva. Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, a Sant'Agostino con soli 4 microgrammi al metro cubo è ancora record. Ad Aurelia e San Gordiano i microgrammi sono stati 6, a Campo dell'Orio al Faro 7, mentre a Fiumaretta si è arrivati a 19. Per quanto riguarda infine le polveri, si va dagli 8 microgrammi di Aurelia ai 10 del Faro, per passare agli 11 di Sant'Agostino e San Gordiano e ai 12 di Fiumaretta e Campo dell'Oro. Sarà una cabina di regia composta da Regione, Comuni del Litorale, Capitanerie di Porto e Prefetture delle Province Costiere a gestire il ritorno sulle spiagge. È stato deciso ieri in un incontro in una videoconferenza promosso dall'assessore regionale allo sviluppo economico Paolo Ornelli e alla quale hanno partecipato i soggetti istituzionali interessati. La cabina di regia, nelle intenzioni dei promotori, avrà il compito di individuare i criteri con cui, quando sarà di nuovo possibile la fruizione balneare del litorale marittimo, si potrà consentire ai cittadini l'accesso alle spiagge libere o in concessione del Lazio. L'intendimento è quello di lavorare con metodo e responsabilità su come gestire le spiagge, sia quelle in concessione sia quelle libere, per arrivare ad una riapertura nella massima sicurezza. Per l'assessore Ornelli, partendo dall'albo delle concessioni pubblicato nei giorni scorsi e con il fondamentale aiuto della Guardia Costiera, si potrà procedere ad una mappatura delle varie tipologie di spiagge per capire come si potrà intervenire. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, si partirà da quanto previsto nel Vademecum Ripartire Sicuri, presentato sabato scorso dal presidente Zingaretti, che prevede accessi limitati, segnaletica sui comportamenti da adottare, limiti di spazio per i clienti e gli operatori, distributori gel igienizzante, distanziamento di ombrelloni, lettini e sdraio e loro igienizzazione dopo l'utilizzo. Nelle spiagge libere sarà invece fondamentale garantire la fruibilità in piena sicurezza e sarà determinante il ruolo dei comuni. Un comunicato stampa congiunto dell'opposizione sulla gestione di CSP e della raccolta differenziata da parte della maggioranza. È quello a firma delle liste civiche Tarantino e il Buon Governo, Movimento 5 Stelle, Onda Popolare, Partito Democratico, Città Futura, Italia Verde, Civitavecchia e Rifondazione Comunista. Le forze politiche chiedono all'amministrazione comunale di fermarsi, di soprassedere alle scelte fatte e quindi dar modo nei tempi più rapidi di dispiegare tutte le iniziative utili a studiare, elaborare e mettere in pratica le migliori strategie che consentano di affrontare una crisi della municipalizzata che rischia altrimenti di avere conseguenze irreversibili e gravissime dal punto di vista economico e sociale. La gestione dei rifiuti non può essere questione soltanto della maggioranza, scrivono. Essa dà il segno del livello di civiltà della nostra città ed incide in modo determinante sulle sue condizioni. Il punto è avere un approccio alle grandi questioni di interesse collettivo che sappia con umiltà e lungimiranza mettere a frutto e a sistema le migliori competenze, le pratiche più efficaci ed in definitiva il contributo di tutti coloro che, sia pure da prospettive diverse, perseguono il bene comune.
A differenza del resto della città, ha iniziato la raccolta differenziata porta a porta dal 2011 come progetto pilota e non vogliamo ritornare ad essere la discarica della città e dei comuni limitrofi come avveniva prima del 2011. Lo afferma il comitato Boccelle Marangone in merito alla decisione dell'amministrazione comunale di revocare la raccolta differenziata da luglio porta a porta, ovviamente, dalla zona 2 della città nell'ambito della ristrutturazione dell'azienda CSP. Il comitato ha scritto al sindaco tedesco chiedendo un incontro urgente per condividere con le istituzioni perplessità e suggerimenti, visto che la soluzione prospettata dalla delibera appare discriminatoria rispetto alle zone periferiche della città. Ci riserviamo quindi di esporre proposte di merito, scrivono, che saremo lieti di dettagliare in un incontro che ci auguriamo ci possa essere a breve. Risulta evidente che lo scopo principale non è tanto contenere l'emergenza sanitaria ancora in atto, ma l'occasione di fare cassa sulle spalle degli ignari cittadini che magari non hanno letto l'avviso dato ieri per oggi e hanno lasciato l'auto parcheggiata negli stalli blu pensando che sia ancora in vigore la sospensione della tariffa. Lo sostiene il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle criticando la decisione del sindaco Ernesto Tedesco di ripristinare a partire da oggi i parcheggi a pagamento che erano rimasti gratuiti per gran parte della fase 1. I consiglieri pentastellati osservano che appena allentato il lockdown l'amministrazione tedesco, senza aver approvato in 2 mesi il benché minimo provvedimento di supporto alle varie categorie in difficoltà, in fretta e furia ha revocato la sospensione del pagamento dei parcheggi blu. E CSP informa che a seguito della riapertura al pubblico dell'ecocentro comunale di via Alfio Flores in zona industriale il servizio di ritiro degli sfalci a domicilio è stato sospeso. Tutte le prenotazioni di ritiro sfalci effettuate entro il 4 di maggio saranno comunque evase nei giorni ed orari comunicati dagli operatori del servizio. Gli utenti che intendono recarsi all'ecocentro comunale sono invitati a rispettare le misure di sicurezza sanitaria imposte dall'emergenza Covid-19 che prevedono di evitare gli assembramenti, il mantenimento delle distanze di sicurezza e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ovvero mascherine e guanti. L'accesso all'interno dell'ecocentro è consentito al massimo a 2 utenti contemporaneamente. In ogni autovettura potrà essere presente una sola persona. Restano invariati giorni ed orari della struttura, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16 e il sabato dalle 7 alle 12. Cambiamo argomento, la farmacia territoriale della ASL Roma 4 ha sviluppato un progetto per la consegna a domicilio di farmaci ed altri beni sanitari ai pazienti fragili, cioè coloro che si trovano in isolamento, quelli Covid-19 positivi domiciliati e quanti affetti da patologie rare e complesse già in cura con farmaci in distribuzione diretta dalla stessa azienda sanitaria sono impossibilitati a muoversi e a raggiungere i punti di erogazione diretta distrettuali. Sarà garantita inoltre un'attività di consulenza informativa per gestire correttamente terapie, interazioni tra i farmaci, effetti collaterali, corretta conservazione dei medicinali, corretta assunzione ed altri aspetti per gestire i piani terapeutici rilasciati da strutture sanitarie, soprattutto quelle fuori regione. E chiudiamo questa edizione con una segnalazione che ci arriva dal quartiere Faro. Un nostro telespettatore denuncia il fatto che in via Pietronenni e in via dei Colli non sono state effettuate le attività di sanificazione per il Covid-19. Ci stanno abituando ad essere cittadini di serie B, afferma il nostro telespettatore, che fanno parte di zone trascurate e abbandonate della città, nonostante le tasse da pagare siano le stesse degli altri cittadini. Come di consueto, giriamo la segnalazione agli organi competenti. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Continuate a seguirci anche sui nostri canali social, ovvero Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.